E insegno diritto e religioni presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia e ho insegnato anche storia contemporanea e storia delle religioni per il corso di laurea in sociologia. La, la tesi fondamentale della ricerca che sarà sviluppata è che studiare la storia giuridica del discorso pandemico nella mentalità legale occidentale fornisce certamente degli strumenti importanti per analizzare e probabilmente concorrere a risolvere meglio la fase attuale che stiamo vivendo perché non c'è dubbio che se i pregressi antecedenti storici in realtà non siano pienamente sovrapponibili a quello che stiamo vivendo è altresì vero che in essi riusciamo a cogliere degli spunti, delle linee evolutive, dei temi forti che ci sono certamente d'aiuto anche per immaginare di affrontare più serenamente e più consapevolmente un quadro di misure, di provvedimenti restrittivi e anche di cautele strettamente medico-sanitarie che in qualche modo ci sono necessitate dall'attualità. La trattazione sarebbe iniziata da un riferimento alla tradizione politica ellenica, all'interno della quale la pestilenza, insomma l'esempio paradigmatico dell'epidemia, aveva per certi aspetti, soprattutto nel periodo greco antecedente alla formazione della Polis in quanto città-stato, un evidente carattere di presagio. Subito dopo, però, si dismettono i panni di un discorso di superstizione collettiva. In realtà, l'evento epidemico, unito ad altri fenomeni come le guerre, le carestie e così via, dimostra invece l'unità di misura e di qualità dell'azione amministrativa delle istituzioni della polis. Si vede chiarissimamente nell'epitaffio di Pericle eh, che Tucidide diciamo cesella nel secondo libro della sua Storia della guerra del Peloponneso. La storia dell'evoluzione evoluzione costituzionale romana il discorso tende a sfumare perché? Non perché cadano contemporaneamente queste stanze, quanto piuttosto perché eh, la dimensione geografica dell'impero, soprattutto nei secoli di maggiore sviluppo, è enorme. E davanti a quell'estensione è inevitabile che il fatto epidemico circostanziato influenzi ancora relativamente il vertice amministrativo imperiale dell'organizzazione politica della cittadinanza romana. Aspetti di questo tipo sopravvivono per esempio nella immediatamente successiva fase alto medievale. Certamente le epidemie sono rilette soprattutto dagli autori vicini alla Chiesa in senso persino provvidenzialistico e apocalittico. La città dell'uomo ha tradito i valori della città di Dio e ne viene punita, ma ci sono alcuni aspetti che in qualche misura riscattano queste problematicità e addirittura assegnano un carattere quasi emendativo, soteriologico all'epidemia. Fondo l'atteggiamento ambivalente che alcuni padri della Chiesa avevano avuto rispetto alla caduta di Roma nel V secolo, è un flagello, è un evento col quale non si sarebbe mai voluti misurare, eppure il suo accadimento deve stimolare qualche tipo di risposta. Sull'onda lunga di questi ragionamenti, di queste considerazioni, la dottrina e più in generale la cultura giuridica del basso medioevo è effettivamente molto più avvertita. Basti pensare allo splendido ritratto che Boccaccio fa della mentalità comune rispetto ai fenomeni epidemici nel sud del Camerone tra il 1350 e il 1353. Eppure sarebbe riduttivo limitarsi soltanto al boccaccio, perché noi troviamo spunti significativi anche nell'opera di Dante, soprattutto nelle opere di segno politico più che immediatamente poetico, ma anche nell'opera di Francesco Petrarca. Dante era da Welfo, Petrarca è meno predisposto alla bipartizione. Tra posizioni filo imperiali e filo papaline, semplicemente perché è un religioso ed è molto spesso anche consulente di autorità religiose. E accanto a questi giganti della letteratura italiana, come non ricordare anche il contributo del giurista poeta Cinola Pistoia, nella cui opera, seppure sono marginali eh, le, le trattazioni dedicate specificamente. Ad episodi collettivi di questo tipo certamente rinveniamo e con enorme qualità, enorme risultato estetico, anche i tratti caratteristici del periodo culturale. Dovendo procedere a tappe forzate, visto che ci compete soprattutto segnalare chiunianiamente i mutamenti di paradigma. Nel discorso normativo sulle epidemie possiamo rivolgerci alla transizione intervenuta tra il XVI e il XVII secolo, così ben raccontata da Manzoni 200 anni dopo. Nel Seicento italiano l'epidemia mantiene dei caratteri di rilettura collettiva sostanzialmente oscurantisti. Ci sono dei retaggi di superstizione nella caccia all'untore, ci sono dei retaggi di superstizione nei diffusi ritrovati terapeutici collettivi che in realtà nulla hanno di medicalmente fondato. Ma ci sono anche le prime costruzioni di un sistema di assistenza sociosanitaria che spesso nasce nel seno della Chiesa cattolica e del diritto canonico, ad esempio attraverso il contributo giungente o da fonti testamentari di singoli benefattori o persino da negozi civili intervenuti inter vivos. Ecco perché, forse è da convenire con quanto scrive Ritter nella sua storia dello Stato sociale, i segni dello Stato sociale di diritto ancora non esiste lo Stato nazionale, ma i segni dello Stato sociale di diritto nascono dalla reazione infra ed extra ecclesiastica ai fenomeni pandemici e soprattutto alle carestie susseguenti di questo secolo tormentato, che è stato il XVII secolo, in special modo in Italia. Non abbiamo per circa tre secoli nulla di così prorompente e innovativo come l'influenza spagnola intervenuta tra il 1917 e il 1920, l'influenza spagnola. Ha davvero carattere globale, innanzitutto, e forse ne è responsabile la prima guerra mondiale, la Grande Guerra, quella idea di guerra permanentemente combattuta da tutti, anche se sappiamo che non fu esattamente così. La vita da trincea è un fenomenale vettore di contagio perché moltiplica diciamo, le condizioni di scarsa salubrità ambientale e soprattutto. Presenta tali indici di promiscuità relazionale e di sofferenza abitativa concreta che è inevitabile ritenerla con causa dell'accaduto. Ma sarebbe anche da dire che l'influenza spagnola anticipa una crisi socio-economica senza precedenti, soprattutto nel biennio tra il 19 e il 20, quasi paragonabile alla diversa crisi borsistica del 29. E c'è purtroppo da ricordare che da quelle difficoltà sociali prende avvio anche la stagione del totalitarismo che giunge a motivazione tra il 22 e il 34 nel cuore dell'Europa. L'evento pandemico da Covid-19 ha delle caratteristiche sue proprie. Probabilmente il primo fatto globale della mondializzazione epidemiologica. Neanche la HIV negli anni 80 e negli anni 90 aveva avuto questa carica così dirompente, proprio perché per quanto ancora meno curabile, per quanto talora, soprattutto all'inizio, persino difficile da tamponare, da rendere compatibile con la prosecuzione in vita, certamente si prestava a una rilettura di prassi sconvenienti e favorevoli alla diffusione del contagio, molto più leggibile del Covid-19. E tuttavia, questa panoramica forse rende più attuale il messaggio di speranza che un grande erudito della Chiesa dei suoi secoli migliori, San Girolamo, secondo le fonti tradizionali voleva ripetere: un invito a non disperarsi invece a reagire. Lasciate pure aperto il fuoco della vostra speranza. Prima o poi ci sarà qualcuno destinato a scaldarsi per il tramite di esso. Ed è in questo contesto che speriamo di muoverci con questa ricerca. Grazie.